Se lo scopo è accostare l'uomo al mistero di Dio, il tempo e lo spazio non possono che dissolversi in uno sfondo dorato in cui nessun elemento colloca le figure in un momento e in un luogo preciso. Gli occhi e le mani di Maria hanno un potere magnetico su chi li osserva. Alcune forme sono amplificate rispetto al reale, divenendo simbolo di ciò che non può essere pienamente compreso dall'uomo. Tutto ciò è solo una parte del linguaggio figurativo delle icone mariane. Ad esse, ai suoi materiali costitutivi, alle nuove metodologie di intervento, è stato dedicato recentemente un convegno in occasione della presentazione del ripristino della pellicola pittorica dell'immagine della Vergine della Basilica Romana dei Santi Bonifacio e Alessio. L'intervento è stato portato a termine dall'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro. Il suo direttore, Gisella Capponi, ci ricorda l'importanza dello studio degli antichi interventi realizzati su queste opere sacre per meglio comprendere gli effetti del tempo sui materiali allora impiegati. I vecchi restauri erano dei restauri che investivano totalmente le opere, spesso con degli interventi molto pesanti. I nuovi restauri invece sono dei restauri minimali, localizzati nei punti dove evidentemente si è concentrata una situazione di degrado. Quindi per noi sono particolarmente preziose queste occasioni perché ci permettono di verificare come si sono comportati i materiali che venivano utilizzati allora. Oggi, come ci ricorda la restauratrice Albertina Soavi, l'efficacia di un intervento è in parte garantita dalle tecnologie a disposizione durante gli esami preliminari. Vengono fatte le riprese in ultravioletto per vedere le porzioni di rifacimenti presenti sul dipinto e poi un'indagine molto importante che ha diciamo un po' rivoluzionato quello che è lo studio dei pigmenti è l'XRF, un'indagine che permette attraverso un raggio di percepire se sull'opera c'è un elemento metallico di riferimento a un determinato pigmento. Questo ha fatto sì che le indagini sui dipinti non fossero più distruttive, e cioè con un prelievo, ma si potesse identificare il pigmento presente sull'opera con indagini non distruttive. Imminente è anche la restituzione, dopo gli interventi compiuti dall'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, di un'altra opera sacra, la Natività di Santa Maria del Ponte del XVI secolo, attribuita allo scultore abruzzese Saturnino Gatti. Esposta fino al 2009 al Museo Nazionale dell'Aquila, 6 anni dal sisma, torna alla sua città. Un restauro che ha rappresentato un'occasione preziosa per confrontarne i risultati ottenuti con quelli relativi ad un pronto intervento operato dallo stesso istituto su un'altra statua del Gatti, la Madonna con il Bambino di Collemaggio. Tecniche esecutive e conservative diverse per due splendidi esempi del Rinascimento abruzzese.